Questa prima serata della rassegna Storie del Territorio, una serata dove andremo ad approfondire quello che è il profilo dell'artista locale Giuseppe Peppi Grava. Grazie anche alla presenza del nipote Giovanni Tomasi, che ringraziamo, e salutiamo anche il genero dell'artista Davide Somavilla, che insomma assisterà dal pubblico questa sera. Però prima di proseguire vorrei dare la parola al sindaco di Rivine Lago, Massimo Maganin, per un saluto. Buonasera a tutti intanto, scusate i 10 minuti di attesa, mi unisco anch'io al benvenuto di Arianna che questa sera terrà la serata insieme allo storico Giovanni Tomasi. Allora, con piacere io, oltre a darvi il benvenuto, annuncio questa nuova edizione. L'anno scorso, per chi è nostro frequentatore, sapete che eravamo partiti con la rassegna d'inverno e quest'anno invece abbiamo deciso di partire con questa nuova rassegna d'autunno, perché ormai siamo alla fine dell'estate, che si intitola Storie dal territorio. Questa è la prima serata, vi preannuncio già che Storie dal territorio avrà un prosieguo, perché avremo un'altra serata con data ancora da definire, ma probabilmente entro la fine del mese di novembre, sempre qui all'Auditorium dell'Incontro, presso la scuola primaria di Santa Maria. Com'è nata quest'idea? Allora, l'idea un po' iniziale, non tradotta in questi termini, con questo risultato, l'avevo avuta ancora l'anno scorso quando Davide appunto mi aveva mandato una mail perché il nostro artista Beppi, perché lo chiamavamo tutti così, molto attaccato al territorio, soprattutto alla sua Revine, questa sera posso dirlo perché lui era particolarmente attaccato alla frazione di Revine, è venuto a mancare e ci ha lasciato diverse opere che adesso non vi svelo, ma a breve, tra qualche mese, siamo anche un po' in ritardo, daremo la possibilità a tutti quanti di fruire di questa stanza e andare a vedere le opere che Beppi Grava ha lasciato alla comunità di Rivine Lago. Quest'idea poi si è concretizzata con l'arrivo della giornalista Arianna Ceschin, che è caduta proprio a pennello, come si suol dire, e mi ha proposto questa rassegna, dando valore, facendo conoscere, facendo omaggiare anche persone che non ci sono più, e non a caso la prima serata appunto è dedicata al nostro artista poliedrico, così è stato definito, perché sapete che non era impegnato solo in una specie di, in un tipo di opera, ma era un acquarellista, era uno scultore, era un artista in più campi. Di nota fama non solo a livello locale, ma mi permetto di dire Giovanni anche a livello nazionale. Artista di famiglia, perché tutta la sua generazione è stata una generazione di artisti. Io intanto ringrazio voi per la presenza qui questa sera, che per noi è molto importante. Ringrazio Davide Somavine, rappresentanza della famiglia. Ringrazio te Arianna perché sei l'artefice di tutto, anche del titolo, perché il titolo è molto particolare, ma va a raffigurare proprio quello che era Beppi, e ovviamente un grazie anche al redattore, allo storico Giovanni Tomasi. Quindi buon proseguo di serata e poi ci vedremo a novembre. Grazie. Abbiamo parlato appunto del nome della rassegna Storie del Territorio, che non è soltanto il nome di questo ciclo di serate, però rappresenta soprattutto un'intenzione, ovvero l'intenzione di rievocare storie e profili di personaggi che hanno valorizzato e reso noto il territorio di Rivine Lago. Questa sera, come ha già appunto spiegato il sindaco Maganin, abbiamo voluto partire dalla figura di Beppi Grava per la sua sfaccettatura in fatto di artista, un artista poliedrico, medagliista, poi gentilmente, magari se vuoi dirlo, Filippino.
riesce a sollevare gentilmente il genero, ha portato una delle 250 medaglie realizzate, è stato anche illustratore di libri, autore di disegni industriali, pubblicità, insomma queste sono soltanto alcune delle attività che ha svolto nella sua vita. Ricordiamo che l'artista è mancato nel novembre dell'anno scorso. Anche se inizialmente la sua carriera lavorativa si concentrerà sul disegno tecnico, bisogna dire che la produzione artistica o comunque extra-industriale accompagnerà Beppi Grava durante gli anni. Quindi Siena, Milano sono soltanto alcune delle tappe dove manterrà la passione per il disegno e bisogna dire che avrà una spiccata passione anche per la realizzazione di oggetti. Sul tavolo vedete ad esempio una borsa che aveva realizzato per la figlia, però ne aveva realizzata anche un'altra che qua non abbiamo, ma molto bella, anche per la moglie. Milano è una delle tappe fondamentali nella formazione di Beppi Grava, in quanto nel 63 si è diplomato in grafica pubblicitaria alla Scuola Superiore d'Arte, che se non erro era stata frequentata anche appunto da Leonardo Del Vecchio. Si è diplomato lì. E poi si è diplomato sempre Beppi Grava in scultura medaglistica nel 66 sotto la guida del maestro Emilio Monti. Nel 77 avviene il ritorno a Rivine Lago, però la sua carriera è costellata di vari riconoscimenti e anche premi, soprattutto per il lavoro medaglistico, che si ispira al territorio circostante, ma anche a Venezia, insomma tutto quello che poteva catturare la sua attenzione. Non bisogna dimenticare però che Giuseppe Beppi Grava è stato anche a lungo vicepresidente del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche di Vittorio Veneto. Allora io chiedo a lei, Giovanni, qual era il rapporto che l'artista aveva con il territorio e se parlava mai appunto di questa relazione, di questo legame che aveva qui? Sì, beh, lui era legatissimo, ovviamente era legatissimo, specialmente alle linee. Abitava nella casa che era stata di suo padre, di suo nonno, quindi della famiglia da almeno tre generazioni, e qui si sentiva a casa. Qui è tornato dopo che la ditta per cui lavorava a Milano era fallita, quindi lui doveva cercarsi o un lavoro in un'altra ditta oppure avere il coraggio di dire quello che ha fatto, provo a tornare a casa e a mantenermi con la pittura, insomma, perché lui è partito qua come pittore, come acquarellista, perché l'acquarello è la cosa più difficile in pittura, perché l'acquarello non permette sbagli, cioè se hai sbagliato devi prendere la carta e buttarla via, e non è come l'olio che può passarci sopra e cambiare, quindi era una cosa molto difficile, ma lui che aveva cominciato come acquarellista poi è andato avanti con l'acquarello e si sentiva particolarmente legato ovviamente alla zona dove era partito. E in generale, oltre appunto a Rivine Lago, in particolare a Rivine, c'erano altri territori a cui si sentiva allo stesso modo legato, comunque da cui poteva trarre ispirazione? Lui si sentiva particolarmente legato al Veneto di montagna, sul nostro, alla vallata e poi anche alle regioni circostanti, ma un occhio particolare l'ha sempre avuto per Venezia. Venezia è sempre stata nel suo cuore, a Venezia ha dedicato parecchie medaglie, credo che siano una quindicina di medaglie dedicate a Venezia. A Venezia ci andava volentieri, e per lui era molto importante perché era una cosa completamente diversa, ma lui si sentiva veneto completamente, Venezia era capoluogo del Veneto, insomma, quindi poi è stata la capitale per mille anni della Repubblica. E lui sentiva tutte queste cose e quindi accanto alla presenza qua c'era il suo amore. Infatti hai anticipato una delle domande che avrei voluto farti, nel senso se alla base di questo legame con la città di Venezia c'era magari qualche episodio particolare o qualcosa che era accaduto che comunque l'aveva avvicinato molto alla città lagunare. No, non c'era un particolare motivo di legame, c'era un motivo culturale, cioè il fatto che è stata la capitale dello Stato per tanti secoli e poi perché era una città, era,
insomma, se la vediamo senza turisti, lo è ancora oggi, una città particolarmente affascinante per chi ama la storia, la cultura, qualsiasi angolo di Venezia ti racconta qualcosa, è per dire così. Quindi anche lui è rimasto innamorato, si è fatto ammaliare, come tanti di noi appunto da Venezia. E spostiamoci un attimo sulle opere appunto che stanno sfilando dietro di noi. E ci sono dei tratti, secondo lei, che comunque lo rendevano e lo rendono ancora riconoscibile? Cioè uno vede un'opera e riesce già a capire questa è un'opera di Beppi Grava. Beh, sono opere molto legate al territorio. Molto legate al territorio e specialmente ai rustici del territorio, cioè alla parte più antica e ancora conservata del territorio, che aveva, per lui il territorio doveva essere difeso sempre, difeso, mantenuto nella sua individualità, nella sua presenza, e quindi le case anche ristrutturate secondo criteri filologici, non doveva essere distrutto come in effetti poi per forza di cose in molti casi viene fatto, e questo è un motivo che si vede sempre nei suoi quadri, sia che siano qui, sia che siano dei Bellunesi, sia che sia di Vittorio, specialmente di Serravalle, perché Serravalle presenta come Venezia tutta una serie di angoli particolarmente belli, e lui era per la difesa. Questo si vede in moltissimi dei suoi lavori, sia dal punto di vista naturalistico, come anche nei fiori, come anche nei paesaggi, sia anche nelle case, negli edifici. Quindi insomma voleva lanciare un po' un messaggio di difesa comunque del territorio e anche del patrimonio tradizionale. Sì, senz'altro. Anche tutti i lavori che abbiamo fatto noi, lui era un ottimo disegnatore, ha fatto i disegni di buona parte dei miei libri, su 22 libri che ho fatto, moltissimi hanno disegni suoi, alcuni proprio sono l'ossatura del libro. Era cercare di conservare quanto è possibile di quello che era stata la civiltà dei nostri territori. Era un valore, diciamo così, anche morale, etico, che aveva lui dal punto di vista del disegno e io dal punto di vista etnografico e dal punto di vista dialettale. Quindi ci siamo trovati molto bene a lavorare insieme, perché tutti e due, anche se da angoli completamente diversi, abbiamo cercato di conservare a futura memoria quello che è stata la cultura e la civiltà delle nostre zone. Tenete presente che se non ci sono cose del genere in futuro sarà carta bianca dove nessuno lascia più traccia. Quindi si studieranno solo le zone che hanno lasciato qualcosa di scritto. E da cos'è che traeva ispirazione? Non so, aveva delle abitudini anche particolari prima di mettersi a lavorare? C'era, non so, un angolo particolare? Insomma, in generale, da cosa e come traeva ispirazione? No, traeva ispirazione da quello che vedeva. Cioè, se vedeva qualcosa che lo colpiva e che doveva essere fotografato nel senso buono, cioè disegnato oppure dipinto, quello faceva perché sapeva che era una cosa che magari fra una settimana non ci sarebbe più stata, o fra un mese o fra un anno sarebbe stata completamente diversa. Quindi si vede proprio la ricerca del particolare e le motivazioni di non perdere quello che aveva visto in quel momento. Quello lo colpiva specialmente. Prima è stato accennato il fatto che Beppi Grava proveniva da una famiglia di artisti, quindi il padre, e non solo il padre, comunque era un artista affermato. Secondo lei c'è stata comunque un'influenza da parte di questi parenti sul lavoro di Beppi Grava? Comunque lui ha tratto qualcosa? Sì, lui giocava in casa, suo padre faceva lo stesso mestiere, suo nonno faceva lo stesso mestiere, suo bisnonno anche. E quindi era la continuazione, diciamo, del lavoro che era stato di tutti i suoi avi, che poi sono anche i miei, e quindi lui si trovava benissimo. Lui ricordava ancora, lui quando suo papà è morto aveva 14 anni, quindi era molto giovane, però aveva già imparato molte cose
perché suo padre gli aveva sempre detto, lui lo ripeteva a me, che bisogna rubare colloccio, cioè vedere come fa uno, cercare di imparare guardando da chi sa fare le cose. E quindi nella famiglia è sempre stato così. L'artista è stato anche comunque la mente o comunque insomma la base della festa di Grava. E siccome in sala non tutti sono di Revine d'Ago, se ci può intanto spiegare che cosa consiste questa festa e come è nata e se lui parlava mai appunto di Sì, questa ricorrenza. Beppe è stato quello che ha rilanciato questa festa. La festa nasce circa 150 anni fa, anche di più forse, verso la metà dell'Ottocento, quando un incendio a Borgo Carniere di Revine, che si trova a oriente della Grava, ha quasi distrutto il forno che era della famiglia Grava. E siccome non ha distrutto completamente, sono riusciti a salvarsi senza perdite di vite umane, avevano fatto un voto e tutti gli anni, in occasione di quell'incendio, andavano, facevano la messa e dopo la messa davano il latte per i rimasti poveri. E così è andata avanti per parecchio tempo, finché, diciamo, che nel dopoguerra, dopo secondo dopoguerra, perso un po' il significato, e Bepi ha voluto ridare ampliando notevolmente quelle che erano state le basi. È stato preso questo fatto storico, ma è diventata una cosa che integrava un po' di tutto il mondo. Quindi una cosa a livello molti venivano dagli Stati Uniti, dal Belgio, da tutti i posti dove erano emigrati, ma si sentivano sempre appartenenti a quella. E lui raccontava mai qualche aneddoto passato, appunto, della famiglia, o comunque qualche aneddoto su come hanno voluto, come hanno lavorato per mettere in piedi questa, insomma, usanza alla fine? Beh, l'ha costruita praticamente lui, cioè sia la messa, ma poi anche il gonfalone che gli accompagna alla messa, poi il pranzo e poi i premi che lui ogni anno metteva, ogni anno lui faceva un disegno, un testimonial, che rappresentava qualcosa che riguardava quell'anno e che veniva estratto a sorte fra tutti quei grava che erano presenti a quella festa. Quindi era una festa molto vissuta, poi c'era il premio, si era inventato il premio per il grava più giovane, per quello più vecchio, per quello che veniva da più lontano, che di solito erano statunitensi o australiani, insomma. E quindi si è inventato tutta una tipologia di festa molto particolare. Prima abbiamo parlato del rapporto con Venezia. C'erano dei soggetti particolari, o comunque quali angoli di Venezia amava di più imprimere, magari nella metallistica o magari in qualche opera pittorica? Le viene in mente? Lui ha fatto 6 feste veneziane, tutte le principali, dalla Sensa al Boccolo, Sposalizia del Mare, eccetera, che hanno sempre una ricerca storica. Prima di tutto bisognava far vedere il posto dove si svolgeva e poi dare una spiegazione anche storica di perché si svolgeva questa festa. Ma poi ha fatto parecchie anche altre, una sulla Fenice, l'altra sulla caduta di Venezia, ne ha fatte veramente tante su Venezia, era una cosa che lo attirava, cioè, la sentiva lui. E per quanto riguarda sempre la medagliistica, altri soggetti magari amicari. Ha fatto tutti, ogni 2 anni noi del Circolo Italese di Ricerche Storiche facciamo un convegno. E quindi una dozzina di medaglie sono state fatte avendo come tema il convegno di quell'anno. Quindi abbiamo cominciato con i Caminesi, poi abbiamo fatto i Collalto, i Porcia, i Minucci e poi siamo passati a tutta una serie di altre cose. E lui ha sempre fatto le medaglie per il convegno, per dire. Ma poi ha fatto medaglie per Fratta, per la festa del migrante, per le castagne, ha fatto medaglie per le corse podistiche di Revine, proprio di qualsiasi disciplina.
qualsiasi cosa, ho già fatto una medaglia anche per un comune degli Stati Uniti, del Connecticut, degli Stati Uniti d'America, dove era suo padre, e un'altra medaglia l'ha fatta per Israele, per una banca italiana che aveva una sede in Israele, e poi per tantissimi altri posti. Poi alcune medaglie le ha fatte anche lui fa la medaglia, per esempio, per le frecce tricolori. Non so se voi lo sapete, il primo club delle frecce tricolori in Italia è stato fatto da un medico, Remigio Villanova, che è di Pieri di Soligo. Lui ha fatto il primo e poi ha voluto che ogni cambio di colonnello che comanda le frecce tricolori, Peppi facesse una medaglia. Quindi c'è una medaglia che da una parte su una faccia ha il viso del colonnello e dall'altra parte qualche cosa che ricordi le frecce tricolori, e anche di queste ne ha fatte parecchie. Poi c'è l'Accademia dello Spiedo, sempre di Pieri di Soligo, e lui anche lì ha fatto tutte le medaglie per i maestri dello Spiedo che ogni anno vengono scelti. Quindi ci sono anche delle medaglie tematiche, piuttosto delle serie piuttosto importanti. La medaglia della provincia di Pordenone, che dà il premio Pordenone, l'ha fatta lui e viene distribuita tutti gli anni. La medaglia del premio Mazzotti di San Polo di Piave l'ha fatta lui anche quella, e viene distribuita tutti gli anni, quindi c'è anche una forte continuità in queste cose. Quindi cosmopolita, nel senso che appunto ha citato diverse parti del mondo, però sembra di capire che le medaglie scandivano un po' il tempo, no? Anche del territorio, con le varie tradizioni, con le varie feste, quindi insomma uno spirito, un profilo molto attaccato alle feste locali. Alle feste locali e alla realtà locale. Ce n'è una che l'abbiamo messa qua, che si vede adesso, insomma, che è quella per Sant'Andrea di Ligonzo, per Pieri di Sant'Andrea di Ligonzo. Mi fa, mi piace lì fare una medaglia per la Cesa. Gli ho detto, beh, senti, guarda, l'anno prossimo era il 2002, l'anno prossimo era il 2003, nei 700 anni, quindi il 700° anniversario della riconsacrazione della Chiesa. Era stata ristrutturata completamente e quindi riconsacrata. Allora fa, ma non so cosa fare, beh, una faccia te la pensa te, un'altra faccia la pensa te, e dopo si vede. Allora lui ha fatto la vista a volo di uccello della chiesa di Sant'Andrea di Gozzo, con dietro tutte le serravalle, con tutte le mura, la stretta di serravalle con tutte le mura. Io dall'altra parte, siccome per la consacrazione della chiesa sono venuti due patriarchi e cinque vescovi, e ho detto, senti, metti i patriarchi e i vescovi, ognuno con le sue caratteristiche, perché le croci sono diverse, e Mitri anche, intorno al battistero della pieve, che è del 1303, anche quello. E dopo abbiamo messo anche il pievano, perché per forza di cose era pronta a casa, e poi l'allora signore, che era un camminese in armatura, è venuto, quindi una medaglia particolare, molto bilanciata e anche molto strana, insomma, molto bella. E spostandoci un attimo di settore, no? Abbiamo visto la borsa realizzata appunto per la figlia, abbiamo parlato della borsa per la moglie. Ti ricordi qualche altro tipo di oggettistica o comunque c'era qualche oggetto particolare a cui lui era molto legato? Lui faceva anche monili, cioè medaglioni, spille, orecchini d'oro. Beh, anche mia moglie gliel'ha fatto fare uno. Fatto da lui, diciamo, ma ne faceva abbastanza su richiesta, se qualcuno chiedeva, oppure faceva anche lui perché gli piaceva fare una cosa. Lui si è colpito il caminetto che ha a casa sua, era una pietra. Avevo cominciato io qualche anno prima che avevo una preferenza cerebrale, ho detto, senti, vorrei un caminetto dentro. Io gli ho fatto il disegno di come lo volevo e cosa volevo disegnato. Dicevo, beh, senti, lui non aveva mai scolpito la pietra, però aveva visto suo padre. Allora mi ha detto, ti fa le robe più semplici, le righe, la scanalatura, tutte quelle robe, le antiche che cominciava a fare, e lui ha scolpito e insomma è venuto fuori. E ancora adesso noi, io e mia moglie, non siamo più proprietari di quella casa, ma è il caminetto ancora là, insomma.
e poi si è fatto il suo. E poi se voi andate a, per esempio con la famiglia Luce al Traio Veneto, c'è la statua, c'è il bronzo di De Carlo, che si chiama Luce De Carlo il palazzo, che è quello che è stato l'ultimo proprietario per la donata al comune, e è all'interno di una lapide istoriata, l'ha fatta tutta lui, quindi la potete vedere. Quindi insomma, mi sembra di capire, è anche una persona molto ingegnosa che ha l'occorrenza. Sì, sapeva, e poi si metteva a fare solo cose che pensava di riuscire a fare, se no c'era. E dietro c'era tutto uno studio? O se... Cioè, non è immediato come un acquerello che uno vede una cosa e la disegna, perché certe cose hanno bisogno di, sì, di studio, di molte prove, di disegni che poi magari vengono scattati e sostituiti con altri, sì, certe cose, una medaglia è molto più complessa. Quando si parla di artisti, a volte si sente dire che pittori, scultori, eccetera, hanno un'opera di cui sono molto gelosi, nel senso, qualsiasi possa essere la somma di un acquirente, non vogliono comunque separarsene perché è un'opera a loro cara, magari può essere la prima opera, magari un'opera che ha un significato particolare. E è anche il caso di Beppe Grava, c'era un oggetto, una medaglia o un acquerello che cascasse il mondo, non voleva separarsene o comunque a cui si sentiva più legato? No, direi da questo punto di vista no. Una cosa che veramente non avrebbe mai venduto è il camion che aveva fatto quando aveva 14 anni. A 14 anni vedeva passare un camion a tre assi, era il primo che vedeva, perché prima erano tutti a due. A tre assi che andava a caricare mattoni nelle fornaci di Remine, e lui l'ha disegnato e poi l'ha fatto a grandezza, beh, così, sarà 50 centimetri, ma perfetto, con le ruote che sterzano, con tutte le porte che si aprono, con la benzina che se poi la spiti poi anche entrare, insomma, aveva fatto un bel lavoro con le sponde ribaltabili. Quella era una cosa che veramente non avrebbe mai venduto, perché era parte della sua vita. E quello è l'unico oggetto che aveva iniziato a creare a quell'età, o c'è qualche... Si era costruito anche un veliero, che c'è ancora. Si era costruito anche una pistola tamburo, ma poi suo papà gliel'ha buttata via perché mio nonno era contrario all'uso delle armi, c'era la guerra, quindi non l'aveva mai. Insomma, queste cose si erano fatte da piccolo, sì. E lei ha avuto anche modo di condividere delle opere appunto insieme a Beppe Grava, e cito ad esempio il volume La Finagione nelle Prealpi Venete, tra l'altro premio Gambinus Mazzotti, e di cui appunto lei si è occupato del testo, mentre Beppe Grava è stato l'illustratore. Com'è stato lavorare assieme in quest'opera, in generale com'era lavorare assieme a Beppe Grava? Lui ha fatto parecchi libri, fra cui anche questo. Beh, era abbastanza, si andava d'amore d'accordo senza mai avere grandi discussioni, si sapeva già che cosa fare. Quindi lui faceva quello che io dicevo, guarda, già fa così, bisogna far colà, lui capiva subito che cosa volevo dire io, e lo faceva, era molto semplice lavorare con lui, sì, da quel punto di vista. Ognuno da punti diversi andava allo stesso fine, e i lavori che facevo io e quelli che faceva lui si integravano molto bene. Parlava mai del suo maestro Emilio Monti, o comunque parlava mai anche degli anni della scuola a Milano? Sì, parlava degli anni della scuola a Milano, perché gli ha dato le basi, anche se lui aveva visto suo padre. Lui si è laureato in medagliistica a Milano, una cosa completamente diversa, era una scuola che insomma era una scuola serale, quindi lui lavorava tutto il giorno, 8-10 ore al giorno, poi doveva prendere l'autobus perché era per arrivare fino al castello scozzesco, poi stava lì magari 3 ore, poi doveva tornare a casa, la mattina doveva alzarsi, poi c'erano i compiti da fare perché la scuola gli dava, insomma era stata una scuola per 3 anni, ma però gli ha dato grandissime soddisfazioni, perché è stata la base
la base, prima come disegnatore tecnico, disegnatore pubblicitario, poi come medagliista, poi come calligrafo, perché lui scriveva in un gotico suo, molto bello, particolare, che aveva parlato là. Quindi quella è stata la base della sua, cioè, attività successiva. Cioè. E di Monti in particolare vi ha raccontato mai qualcosa? No, non mi ha mai raccontato, ma non ho sempre sentito parlare di Emilio Monti, perché era suo maestro, perché è quello che gli ha insegnato a fare le medaglie. Lui ha fatto anche una medaglia per ricordare questo grande maestro italiano, e quindi era sempre presente nella sua, nelle sue parole quando si parlava della scuola di Milano, e non solo. E aveva conservato qualche opera comunque di quegli anni, qualcosa che aveva creato in quegli anni, oppure no? E sì, poi... c'è qualche medaglia, sì, c'è. E per quanto riguarda il lavoro appunto dell'illustratore pubblicista, o comunque per quanto riguarda il disegno industriale, che ricordo aveva, anche di quello aveva conservato qualcosa? Sì, ci sono, mi sembra che ne ho fatto uno anch'io nelle quel che girano, l'ho fatta per la Carnielli qua di Vittorio Vendola, la bicicletta, ma l'ho fatto per moltissime ditte di Milano e non solo di Milano, e quindi ce ne parecchie, insomma, li aveva conservati. In generale, come si potrebbe definire Beppe Grava artista? Che definizione darebbe di questo profilo e come lo ricorderebbe in generale? Come ci diceva prima, un artista poliedrico, cioè lui non è solo un pittore, un acquarellista in particolare, era anche un disegnatore, era molto bravo come disegnatore, era un medagliista, era uno scultore, sapeva lavorare l'oro, il bronzo, il cotone, quindi è veramente un artista poliedrico. Sì. E come disegnatore acquarellista, quali erano i soggetti? C'erano anche soggetti, magari qualche personaggio anche, sì, del luogo? Sì, sì, no, ci sono molti ritratti, molti ritratti. Ne abbiamo fatto uno qui, ma sì, che non si sa quando sarà perché gira continuamente, ma ne ha fatto dei ritratti a parecchie persone, e anche molti ritratti sono acquarello, ma anche disegni. Era andato apposta a Venezia a fare il ritratto di Tonello, che è un importante pittore vittoriese di nascita, ma che ha vissuto tutta la sua vita a Venezia, quindi lui è andato a Venezia, a casa sua, e lo ha fatto. Tonella morto che aveva 103 anni, e lui gliel'ha fatto che aveva circa 100 anni, ma gliel'ha fatto perché era del 1897 come suo padre, quindi erano coetanei. Erano amici di infanzia, e lui era stato a casa dei Tonello, mio nonno, cioè suo padre, quando faceva le scuole a Vittorio Vento. E quindi c'era questo legame con questo grande pittore vittoriese, e lui è andato apposta a fare questo qua, mi ricordo, però avevo 90 anni. E lei ha mai fatto un ritratto? Sì, mi ha fatto un ritratto, ma non era per niente somigliante, perché i ritratti sono cose molto particolari e non sempre riescono bene. Quindi stavolta... No, stavolta non, non è andata, ce l'ho, ma non era una delle sue opere migliori, senz'altro. E glielo ha mai detto, si è mai accorto che magari non... No, non gliel'ho mai detto, ma insomma capiva anche lui. Cioè, i pittori, almeno quelli bravi, capiscono i loro limiti, e se una cosa non è riuscita particolarmente bene, lui lo sapeva. Ha qualche aneddoto, qualche storia particolare per ricordare l'artista che magari le biografie non riportano? Perché le biografie portano... magari riportano le storie, quelle ufficiali, comunque quelle che sanno tutti, però appunto lei che è un parente sa qualcosa che vorrebbe raccontare per valorizzare questa figura. Dunque, io lo conosco naturalmente da quando è nato. Mi portava lui alla Silvia Pepine, cioè veniva alla fornace a prendermi in bicicletta e lo montavo sulla canna, mi portava all'asilo e poi mi riportava indietro. Quindi lo conosco da per parecchio tempo, e in particolare dal 77, lui è tornato da Milano a Reline, e io sono tornato da Sanremo a Belluno, abbiamo lavorato sempre insieme a tutta una serie
non solo di libri, ma di qualsiasi altra cosa. E quindi di episodi ce n'è finché si vuole, ma ce n'è uno che di alcuni mi ha fatto anche disegnini, ma ce n'è uno particolarmente simpatico, che era proprio quando abbiamo fatto la Fienagione nelle Alpi Venete. La Fienagione era un'idea che era venuta a me, l'avevo proposta al CNR, e perché ero collaboratore del CNR, loro mi hanno detto vabbè, si può fare, e quindi hanno piantato un piano e vabbè. E io e Beppe siamo andati avanti e indietro per una sessantina di punti nelle Prealpi, cioè fra praticamente la zona di Bassano fino a Ercolcasso. Una cinquantina di punti scelti fra quelli più lontani dalla civiltà, perché bisognava trovare qualche contadino che sapesse di che cosa stiamo parlando. Sono un'ottantina di domande, quindi erano aperte il tempo enorme per quelli che dovevano rispondere, e per noi anche andare a cercare non era sempre facile. Avevamo deciso di fare un punto di indagine a Marello, che è sopra Serra Valle, perché appunto è abbastanza lontano da che la civiltà magari non arriva tanto bene. Allora andiamo su in macchina per Marin, e un po' sopra il villaggetto di Marin vediamo due anziani contadini vicino a un carro agricolo. Eravamo nel 98. I carri agricoli io li ho visti gli ultimi nei primi anni 60, perché dopo non c'erano più carri a buoi, tirati da buoi, dopo c'erano trattori, macchine, comunque quasi nessuno usava più il traino a buoi. Abbiamo detto, beh, porca miseria, lì c'era il carro, c'erano anche i buoi che riposavano all'ombra e c'erano i due anziani che facevano, quelli sono l'ideale, erano marito e moglie. Allora andiamo lì. Allora, prima di tutto bisogna spiegare cosa fare, perché il grosso problema di queste cose è che prima ci prendeva per testimoni di Geova e secondo ci prendeva per venditori di enciclopedie. E quindi era un problema anche superare, diciamo, la diffidenza iniziale per arrivare al punto. Allora cominciamo a parlare la signora che comandava lei, mentre il marito stava lavorando la strellava il fieno che avevano fatto, dice noi no, non ho un tempo da perdere, con voi altri il lavoro a fare. Va bene, allora dico io, ma no, ma magari se Beppe resta lì al posto del suo e non le tempo da perdere, se può anche fare un po' di domande, tanto scommesse quella, dopo se vede. Ah no, no, ma voi altri del dove siete? Ma io siamo di Revine. Ah sì? Revine, ma di chi? Ah beh, io, lui è Grava e mi sono Tommaso. Ah beh, allora sia lui aveva il 18, quindi aveva 80 anni. Allora gli si sono illuminati gli occhi e mi ha detto, io conoscesco un Tommaso, era un che si chiamava Tommaso. E lei era podestà del Revine, il mio badato lui nel 36. A me era, ma bella era mio nonno, perché anche io mi chiamo Tomare Giovanni, proprio mi ricordo di lui. Allora, allora si può parlare, si sono aperti tutte le possibilità, perché allora Beppi è andato sì a rastrellare il pieno per un po', ma io intanto ho cominciato il questionario con lei, poi è arrivato anche il marito, perché il fieno era tutto a posto, e insieme abbiamo fatto tutto quanto e veramente ci ha risolto tutti i problemi e è stata una roba simpaticissima. Di cose del genere ne abbiamo, diciamo, 25 anni di lavoro insieme, ne abbiamo tantissime. Quindi, insomma, viaggiavate tanto per i territori, incontravate un po' vari profili, insomma, di persone. Sì. Noi abbiamo fatto prima la Fienagione nelle Prealpi, quindi da Bassano, diciamo, fino a Casso. E poi abbiamo fatto la Fienagione alle Dolomiti, quindi abbiamo fatto tutto la Lordina, Zoldo e il Cadore fino a Sappada.
e quindi abbiamo girato tutto il nord, insomma, per questa roba. Poi abbiamo fatto un miliardo di altre cose più localizzate, magari. E un altro profilo così particolare come questa signora, ne avete trovato e questa ha vinto la No, questa medaglia. ha vinto l'Oscar, ma abbiamo trovato un signore a Refrontolo che anche lì si andava, andavamo verso il Molinetto della Croda e cercavamo qualcuno in un posto isolato che potesse rispondere alla domanda, perché chiaramente adesso vai a chiedere adesso, primo nessuno sa rispondere a tante domande sul pieno, perché non pensa neanche che ci sia questa possibilità. Poi, il dialetto che parliamo noi ormai non è un dialetto, è un italiano regionale, diciamo così, e anche allora era già così, perché siamo alla fine degli anni 90, e quindi per andare a trovare qualcuno che parlasse ancora come Dio comanda, e che valesse la pena di essere ricordato, nei posti veramente strani. Allora andavamo su per la Valle di Lierza, verso il Molinetto della Croda, a un certo punto vediamo in un prato uno che stava stirando il fieno. Beh, quella era la nostra. Quello sapeva tutto, ha risposto a tante domande da solo, cosa difficilissima, perché di solito ne prendevamo due, tre o anche quattro, anche cinque, anche 10, perché non è facile arrivare fino al particolare. E poi di questo siamo diventati amicissimi, per cui ci siamo frequentati per altri 20 anni, siamo andati a casa sua, a Soligheto, era però della Costa Barbera, che in tanta di malora a monte di Refronto, ma proprio in tanta di malora, e la sua era il suo regno, era uno che viveva in perfetta sintonia con la natura che lo circondava, sapeva tutto, tutti i nomi di tutte le erbe, tutti i nomi di tutti gli uccelli, perché naturalmente era anche un cacciatore. Faceva gli uccelli allo spiedo in una maniera eccezionale, quindi abbiamo vissuto momenti di grande simpatia per gli anni a venire, veramente. Quindi insomma anche una figura di compagnia Beppe Grau, mi sembra di capire, un simpaticone. Sì, era una. Sì, chiaramente dovevi andare a genio, perché se no c'era un po' la chiusura, diciamo, ma giustamente come tutti noi, insomma. Ok, noi intanto abbiamo raccontato, anzi, il nipote ha raccontato un bel po' di aneddoti su questa figura di artista. C'è qualcuno tra il pubblico che magari ha qualche, non so, curiosità o... Qualcosa da dire? Sì, Esatto, qualche qualche aspetto? esperienza, qualcosa. Sì, Eccola. ma io ricordo, avevo bisogno di un bassorilievo che riguardasse il simbolo di Esculapio. Allora ho chiesto a Beppi, ma non hai qualcosa da prestarmi? Ma ha tirato fuori una stele piccolina che era fuso, in cui c'erano dei simboli, tra cui serpente, Esculapio, eccetera. Me l'ha prestata. Io l'ho dato a uno scultore che ha realizzato, cambiando un po' lo spirito, ma insomma, poi io l'ho dato indietro. E poi mi ricordo che quando aveva un appuntamento, credo a Venezia, ma non so dove, con la fonderia, allora dice: devo prendere il treno, e aveva tutto quanto il suo progetto, sentiva l'ansia di andare nella fonderia a spiegare bene cosa voleva, come si realizzava, come sarebbe venuto il lavoro per seguire l'artigianato Della medaglia. dell'opera. Insomma, ecco. Mi ricordo, mi piaceva perché la tecnologia dei materiali mi piaceva e lui naturalmente era appassionato. Sì, perché poi il lavoro di fonderia per la funzione della medaglia è un lavoro che sembra semplice, ma spesso deve essere anche rifinito poi a pulino, perché magari non è venuto tanto bene. Quindi bisogna conoscere anche il fonditore e sapere quali sono i limiti e tutto quanto. Quindi era, sì, dal punto di vista, sapeva bene il suo mestiere. Qualcun altro che magari ha anche qualche domanda, qualche testimonianza? Qua di fronte vedo Bernardi, che come Beppi è stato un difensore estremo di quello che era la Rivine di una volta, quindi anche lui potrebbe raccontarci forse qualcosa. Una cosa di particolare che
città fino agli ultimi anni mi ha sempre incalzata, siamo stati fatti molto amici e quindi abbiamo sempre collaborato per fare le cose insieme, però c'è una cosa, quando che è stato demolito il ponte, non so se perché a un certo punto stava per crollare, quindi la città in qualche modo intervenire, è stato demolito e ricostruito praticamente fedelmente. Sì. E lui mi ha detto, guarda, io da quando è stato demolito, il ponte non sanno più. Qua c'è anche un quadro. Sì, c'è un quadro del ponte Mel, sì. Però lui mi ha detto, guarda, questo non è, l'hai fatto come era prima. Ma non è quello di prima. Però adesso, pensandoci dopo anni così, se lui poi, mai allora sembrava impossibile poterlo rifare. Però al giorno d'oggi forse c'era anche la possibilità di recuperare e mantenere quello che era. Sì, ma quanto te costa? Sì, però il suo modo di pensare era quello di conservare e di difendere tutto quello che era arrivato a noi dai nostri antenati. Però questo era fino a marzo, fino precedentemente, quindi si era messo in fondo meno una volta. Sì. Anche a Bibbia. Un'altra cosa, una proposta, non so se la settimana scorsa io mi muoio, sono andati a Norimberga. E cioè, Prato viene definita forse la città più bella della Germania. E tra le tante cose che abbiamo visto, quella che veramente mi ha colpito, che veramente prima così, era la casa e il laboratorio del Duve. Ah, sì, che è bellissima quella casa, sì. Ci sono stati dentro un paio d'ore, guarda. Sì. E l'emozione di vedere questi mulini. Sì, e i disegni anche suoi. L'assoluta riconoscione perché sì, chiaro, chiaro. Però il fatto di vedere tutta questa roba così è stato, io man mano che giravo nelle varie stanze continuavo a girare e avevo sempre in mente per girare, era spontanea questa cosa. Sì, sì. Dico, tra l'altro questa casa è forse considerata forse l'attrazione più la migliore attrazione che hanno l'inverno. Sì. Ma perché non facciamo anche noi le linee? Mari, un po' più ridotto, però sì. La casa di Demi Gava di essere sì, certo. Come casa museo, sì, so che è sempre un problema, ma con il sindaco abbiamo pensato a una soluzione più accettabile. Diciamo. Si trova là, ripeto, visto, no? E sì. Uno dei momenti più visitati. Sì, sì. La figura sarà stata dura, perché in realtà è il primo uno dei primi sì. Che ritorni a parlare. Però comunque ogni volta che giravo dentro continuavo e pensavo ah beh, qui sì, sì. Cioè. Beh, insomma, questa sera è stato lanciato anche una proposta di progetto sindaco in casa per il futuro, ecco. Partirà nei primi mesi del 2023. Ecco, allora non proprio come lavorare da ma insomma accettabile, sì. Insomma, abbiamo fatto anche l'annuncio stasera di questo progetto. Vedo anche una signora. Sì, questo. Anche io, come tutti qui, ho avuto modo di avere in casa, di conoscere tante opere di Grava e di conoscere lui personalmente, così come anche in casa. Ecco, ci sono persone, ci sono uomini che hanno una capacità di fare da interfaccia tra un mondo estremamente rurale, che quindi tende a chiudersi in se stesso e ad essere come una bolla rispetto al resto dell'ambiente culturale, ad ambienti molto diversi, di persone che hanno fatto un percorso scolastico completamente diverso, eccetera, e il resto del mondo, la modernità, eccetera. La figura di Grava, secondo me, ha funzionato bene in questo senso, come altre figure, come potrebbe essere l'occhialeria printatore o altre cose. Questo essere antico ma anche moderno, venire fuori dall'esperienza di Milano, non essere soltanto ruralità e basta, sarebbe importante giocarla in chiave moderna per il futuro di questo territorio, perché c'è un problema di difesa della propria identità. Una persona o un territorio o qualsiasi cosa si dimentica il suo passato, perde se stesso, ma di costruzione di un futuro che non è più quello delle persone di 30, 40, 50 anni fa, ma deve essere completamente diverso.
Ecco, secondo me è una figura cerniera in questo senso, che potrebbe essere proposta, fatta conoscere, sviluppata, come tante altre nella Pedemontana. La Pedemontana e il Cadore hanno tanti di questi personaggi, o scrittori, basta pensare gli scrittori della montagna, questa strana cosa per cui in parte hanno avuto rapporti con la città di Milano, in parte basta pensare a Buzzati e altri, questi esseri visionari. Secondo me c'è anche questa componente del lavoro di Cava. Sì, c'è, c'è. E bisognerebbe riuscire veramente a dare incontro al mondo moderno che sta arrivando, però ricordando chi siamo sempre stati e chi erano i nostri, perché se no siamo uguali agli inglesi, agli americani, diciamo tutti, vabbè, che è la globalizzazione più totale, ma non credo che questa strada sia, almeno per me, e non lo era neanche per lui, non è accettabile, insomma, sì, essere moderni, ma ricordare da dove veniamo e chi siamo stati. Questo Beppi ce l'aveva sempre ben presente. E sicuramente, se siamo ancora qua, appunto, che parliamo di lui, di quello che è stato il suo messaggio, vuol dire che la sua volontà è arrivata al segno, cioè è riuscito nel suo intento di portare avanti, appunto, questo suo intento. C'è qualcun altro che vuole dare qualche testimonianza? Perché io stessa mi ero preparata su questo autore, però sto scoprendo dei lati che magari non conoscevo. Ok, non vedo. C'è qualche domanda? Come mai lo affascinava la neve? Perché in uno dei suoi quadri metteva sempre la neve, Giovanni. Ah, sì, la neve è sempre un problema per i pittori. Lui invece diceva che la neve era la cosa più facile da fare, perché la carta era già la neve. Lui bastava disegnarci intorno quello che si voleva e riusciva così senza fare niente. Quindi per lui era una cosa immediata e facile. Amava moltissimo, infatti anche qui dietro ne abbiamo messi di 4 o 5, perché proprio era una sua caratteristica, quella della neve. Neve che per lui voleva dire immaginare il quadro senza dipingere certe zone. È veramente bravo da quel punto di vista. E anche pratico, mi dovrebbe da dire. Pratico, ma ci vuole un soravaneo per certe cose. Infatti, il quadro si è fatto delle lampadine quando passando le barche, quando l'ho visto, l'avevo appena fatto. Quando l'ho visto, questo l'ho comprato. Infatti, l'ho fatto, l'ho preso, l'ho subito e infatti l'ho accaduto. Quindi, l'ha sempre detto, l'ha visto. E c'è pochissimo colore perché il bianco è caldo. Sì, però sì, sì. È un qualcosa. Sì, no, non è facile arrivarci a questi livelli. E per lui era una cosa normale e immediata. E tra l'altro è qui un'altra cosa che si tirava. Ho 18 medaglioni delle marce, io ho tutti 18, perché quando si faceva la marcia, tranne la prima che era fatto una cosa diversa, però ogni marcia si faceva un medaglione per prima società qualificata, io mi sono fatto una copia, quindi addirittura Beppi anche iniziava una terza copia, però non era così. Sì, era una bella collezione e dopo molto immediate anche quelle, molto belle, quelle medaglie delle marce. Qualcun altro ha qualche domanda, curiosità? Io Beppi, sì. Come tutti noi, come tanti di noi che abbiamo conosciuto, cioè, fa parte della nostra vita. E lo ricordo in particolare negli ultimi mesi, che poi purtroppo se n'è andato, quando gli annunciai, gli dissi che avevamo riscoperto il famoso termine del gol della sfida. Perché era un qualcosa che ogni tanto quando lo incontravo mi diceva, ma il termine ancora sul col della spina, perché l'aveva disegnato sul libro della storia 2000 fatto con Giovanni, e c'era questo, ed era particolare perché aveva delle iscrizioni che Giovanni già conosce, perché poi abbiamo in qualche maniera riesumato. Riesumato e
e messo anche una targa con la spiegazione di quella, delle iscrizioni che ci sono su questo tempio, che è un tipo di confine tra la comunità di Serravalle e la comunità di Regine, perché allora non c'era il comune di Regnaro, ma c'era il comune di Regine, il comune di Serravalle, come il comune di Cenere, il comune di Tarte, eccetera. E quindi questo cippo, cercando, e l'abbiamo trovato, purtroppo era tutto sgregato, tutto a pezzi, e gli dissi appunto, mi ricordo era maggio, guarda che l'ho trovato, però tutto a pezzi, e vediamo di metterlo insieme. Poi lui venne a cercarmi, purtroppo io non ero a casa, in quel giorno si venne a cercarmi, lo andai io a cercare e purtroppo non c'era più. Però mi trovai nella condizione di dire ma lo rimetto a posto, sto a stare qua oppure no. Però ricordando l'entusiasmo che ebbe nel momento in cui gli dissi che avevo ritrovato questo cibo, lo rimisi a posto e poi facemmo così una piccola incontro per festeggiare detti del fatto che avevamo ritrovato questo cibo e messo in qualche maniera insieme. Questo è, diciamo, un ricordo che ho dentro e che mi emoziona ancora in questo momento mentre lo racconto. Sì, il cibo di cui sta parlando lui era difficilissimo il ritrovamento perché era praticamente sepolto da terra, via, piante. Ma nessuno sapeva più della sua esistenza neanche quando siamo andati a cercarlo noi, quindi nel 1983. Ma esiste una mappa di Regina del 1780 dove sono segnati i cippi confinari e c'era anche questo. Allora ho detto: Beppi, senti Beppi, la mappa è questa, se puoi vedere sarà 80 metri dalla strada, andiamo a trovarlo. E anche noi abbiamo fatto molta fatica perché era completamente sommerso dai rovai già allora, però siamo riusciti a trovarlo e allora era in splendide condizioni, le condizioni di quando era stato messo. È chiaro che poi è andato sottoterra, le piogge e il gelo e tutto quanto si è sbracciato, si è rotto. Comunque adesso è lì, c'è l'originale un po' ammarcato, diciamo, e c'è la copia anche, quindi è un bel ricordo sia per Regina che anche per me, più, insomma, ci sarebbe stato contento di vederlo. Io sono felice per questo. E di essere là quel giorno. Beh, è bello comunque vedere che una comunità continua a ricordare ed è anche venuta questa sera a portare testimonianza e portare magari storie che non tutti conoscono. C'è qualcun altro che ha una domanda o qualcosa da dire? Allora lascio a te, Giovanni, il compito di regalarci un ultimo aneddoto per la serata. E allora, eravamo sempre per la finagione. A un certo punto eravamo nella zona di Buia e stavamo tornando a casa e abbiamo visto tre vecchi seduti su un muretto al lato della strada. Abbiamo detto, beh, meglio. Allora siamo andati a chiedergli. E erano uno di Guia, uno di Combai e uno era di Santo Stefano, il Barbozza. Allora abbiamo chiesto come si chiamava quella che noi chiamiamo spola, che è quella trezza di legno che serve per chiudere il fascio di fieno con la corda. Allora, uno la chiamava coppola, l'altro la chiamava tarnel e l'altro la chiamava legno. E quindi abbiamo concluso che quei tre lì non sarebbero stati neanche in grado di chiudere un fascio di fieno,
perché nessuno sapeva cosa voleva dire la parola che diceva l'altro per indicare la stessa cosa. Ma lì, questa ha fatto un disegnino dove ci sono i tre che sono lì e che noi e Bonnie e Legare hanno fatto le fieghe insieme. E perché queste cose erano all'ordine del giorno da noi altri, sì, avevamo sempre questi. L'ho raccontato l'altra volta a voi due, di quando in pieno inverno era su a San Tommaso a Urbino, che è 20 km a nord di Auto. Io facevo il medico a Urbino, quindi siamo andati in giro sopra dove sapevo che c'era della roba. Ho visto una casa che si è fermata là, una casa piuttosto dirutta, già a disegnarla e fare una quarella. E era inverno, c'era la neve, ovviamente mettevamo a casa con la neve, faceva freddo, boia. E io sono andato a Agro perché avevo roba da fare, poi sono andato su a riprenderlo e dopo che l'ho ripreso perché c'era stato lì qualche ora a fare roba e domani dopo un po' che era là Fred che disegnere, mi ha sporto una veccia dalla casa e mi ha portato. La mia dice, volevo bere qualcosa? E mi detto sì, pensavo fosse un caffè, un tè, qualcosa del genere, mi sta con un bicchiere di acqua e menta gelata. Quindi era una roba simpatica, capitava sempre queste robe. Insomma, vi siete anche divertiti? No, ci siamo divertiti, cioè, è diciamo così, fra virgolette, un lavoro distruttivo, perché si arrivava a casa la sera che eravamo distrutti, facevamo magari 3 punti al giorno, sono 80 per 3, 240 domande, più tutto il resto, più la misurazione delle trecce, delle fotografie e tutto quanto, però ci siamo molto divertiti, poi era una roba che ci piaceva la matti. E ci piaceva, e tant'è vero che abbiamo preso il premio sia Mazzotti per la fine giornata nelle Prealpi, e abbiamo preso il premio anche a Monselice per la fine giornata nelle Dolomiti. Tutti e due, fra l'altro, nessuno di noi sapeva, ci sono arrivate per via telefono sta roba, cioè guardi, lei ha vinto, ma ho vinto cosa che non ho portato nessun libro. Ah no, ma ci ha pensato l'editore. Cioè l'editore mandavano e poi quelli se vinceva avvertivano, e quindi è stata una cosa anche, ci siamo divertiti, ma insomma abbiamo avuto anche la sua soddisfazione. Ma Giovanni, dov'è che hai fatto il Silvia Lui secondo dietro te stesso, sempre sulla finanzione? Avevi presentato un libro, creata libro, l'avevi fatto tu, anche se l'avevo presentato lui. E lui è arrivato primo. Ma in realtà sì, era Gio Monselice, che era un strano premio perché era un premio fatto dato dall'Università di Padova, quindi praticamente lo vincono solo universitari o universitari andati in pensione. Ma casualmente l'editore aveva mandato anche sta roba qua, e quindi siamo appunto io mi hanno telefonato, io poi ho telefonato Beppe, eccetera. Lì aveva un altro editore con il quale avevo fatto Diaretti e Tradizione da Prealpi e Venete, aveva mandato anche quello. Quindi io sono arrivato con me primo per cose, e secondo perché avevo avuto la segnalazione di secondo premio con quell'altro, e quindi è stata una roba proprio simpatica, anche perché del tutto in attesa, perché le cose in attesa sono, se felici, sono le cose più belle, insomma. E stasera allora abbiamo ricordato Beppi Grama, insomma a 360 gradi, l'abbiamo ricordato appunto come zio, anche come suocero, come uomo di mondo, come artista, come studente, come ragazzo, insomma l'abbiamo ricordato un po' in tanti sensi. E io ho imparato a conoscerlo meglio appunto in vista della serata di questa sera, però insomma dai vostri racconti io credo, penso che anche il pubblico sia d'accordo con me, veramente invoglia, queste storie invogliano a conoscere ancora di più un artista. E quindi vorrei lasciare il pubblico con un'ultima domanda a te. Com'è vivere o comunque condividere delle esperienze con un artista? Ma per me è stata una cosa normale, perché lo conosco da sempre, l'ho conosciuto da sempre, quindi non
no? E conosce uno nuovo e scopre delle cose. Per me non c'è stata nessuna sorpresa, mi sembrava normale che fosse così, era una roba normalissima. Poi sono vissuto sì, con la roba di mio nonno in casa, prima di Beppi, era padre di Beppi, ma molti dei suoi lavori ce l'aveva mia madre, e quindi era una roba normale per me vivere con un artista, perché così era mio nonno, così era mio bisnonno, e così è stato anche con Beppi, che è stato uno splendido compagno di 25 anni lavoro insieme, insomma, quindi non pochi. E allora ti ringraziamo per averci invitato a conoscerlo ancora di più, e grazie al pubblico che ci ha ascoltato in questo dialogo. Grazie a tutti.